Buonasera, buongiorno ragazzi e bentrovati nel mio canale Mekenno. E oggi siamo in un nuovo episodio di Quake Scourge of Armageddon. Però, ragazzi, è successo un problema. Fraps, scusate ragazzi, l'ho scoperto adesso e datemi pure dello stupido che me lo merito. Fraps, l'ho a 60 fps in full size, occupa parecchio spazio. E cosa è successo? Ho registrato due livelli, no, di Quake, come avevo fatto la scorsa puntata. Per fortuna ci ho messo tanto, se no mi doveva venire a un livello di 3 minuti e quindi non andava bene come l'altri, no? Però stavolta per fortuna i livelli sono durati abbastanza, perciò vi faccio vedere solamente il primo episodio, perché il secondo, cioè il primo livello, scusate, perché il secondo che ho registrato questa puntata, a un certo punto Fraps ha cominciato a laggare. E infatti ha laggato praticamente anche mentre giocavo, ho avuto problemi. Non sono morto lo stesso, comunque ve lo rifaccio. E secondo avvertimento, ho avuto un problema con la webcam. Non so se tipo avevo messo il tasto in comune con Fraps, che quando lo premi lo avvii, perché Fraps all'inizio ha avuto dei problemi, non vedevo se era partito o meno, e quindi l'ho avviato diverse volte. Non vorrei che avevo stoppato tipo la webcam e quindi, capito, non mi ha registrato la voce. Perciò vedete l'episodio senza la presenza della mia voce, ma state tranquilli, non vi siete persi niente, anche perché stavo spesso zitto, dicevo solamente cosa fare, ma tanto lo vedete nel video, e poi non mi spaventavo, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Poi ditemelo, come vedo che molti, no, che giocano agli Arena, molte volte non fanno il commentary nel video, quindi se anche a voi interessa che io non faccia il commentary nel video, ditemelo sui commenti, che almeno così mi spacco anche meno la schiena a fare Quake Scourge of Armageddon. Detto questo, vai con la sigla. Huh?
Ok ragazzi, con questo l'episodio di oggi è finito, ci vediamo al prossimo episodio di Quake Scourge of Armageddon. Buonasera, buongiorno, arrivederci.